Buongiorno ragazzi, mi hanno spedito il nuovo Interphone top di gamma di Cellular Line, Interphone Tour. L'Interphone Tour è il più completo della linea Interphone, che comprende anche modelli sport e urban. La differenza tra questi modelli la possiamo vedere in questa tabella. L'autonomia del Tour è di 20 ore in funzionamento e 1000 ore in stand-by, davvero tanta roba. In più, grazie alla tecnologia Fast Charge, è in grado di ricaricarsi in 60 minuti fino al 60% e occorrono 90 minuti per la ricarica completa. È in grado di far comunicare fino a 4 motociclisti entro una distanza di 1,5 km e la cosa molto bella è che questa comunicazione avviene appunto in conferenza. Ovviamente è compatibile con tutti gli smartphone in commercio e la scocca è completamente impermeabile, quindi ha una certificazione IP67. Il layout dell'interfono è semplicissimo, ha quattro tasti frontali e quindi in maniera qui sulla parte esterna del dispositivo facilmente cliccabili e distanti tra di loro, dove c'è appunto la cornetta, la musica, l'FM e il tasto di accensione e spegnimento, e quattro tasti nella parte posteriore e superiore del dispositivo, appunto per essere raggiunti facilmente anche con i guanti. Ha il collegamento nella parte di sotto del dispositivo, appunto per collegarlo al microfono che è dotato all'interno della scatola, che è in dotazione all'interno della scatola, e ha una micro USB qui nella parte posteriore. Vediamo adesso la connessione del dispositivo a un telefono cellulare. Basta tener premuto il tasto dell'accensione per qualche secondo fino a quando il LED non diventa rosso-blu. A questo punto cerchiamo con il nostro cellulare i dispositivi Bluetooth. Tra gli altri dispositivi uscirà fuori Interphone Tour e a quel punto il telefono è connesso. Dal dispositivo con questi quattro tasti possiamo o sentire la musica, oppure altrimenti sentire la radio FM, e tramite i tasti delle frecce sotto e sopra possiamo cambiare la stazione. Per stoppare la radio occorre ripremere un'altra volta il tasto FM, o altrimenti con il tastino della cornetta possiamo tramite Siri o Google lanciare delle indicazioni al cellulare. Quindi per esempio in questo caso tengo premuto, si attiva Siri. Ciao Siri, portami in via del circuito 64 a Roma. Ecco le indicazioni per viale del circuito 64 Roma. Ecco qui, quindi come avete visto con il tasto della cornetta possiamo appunto comunicare con Siri direttamente senza premere qualche altro tasto, comunque senza toglierci i guanti. Adesso monterò il dispositivo Bluetooth su un casco. Io attualmente ho in prova un LS2 Vortex, un full carbon, e ovviamente la tecnica di montaggio è molto simile tra tutti i caschi. Come avete visto, l'installazione dell'interphone sul casco, ma su questo casco, ma su qualsiasi casco, è davvero facile ed immediata. Dovete stare soltanto un po' attenti a posizionare bene quelli che sono gli auricolari all'interno della calotta per non darvi fastidio alle orecchie. Comunque, adesso andiamo a vedere su strada come si comporta l'Interphone Tour. Chiamare Federico Di Lena. Chiamo Federico.
Federico, buongiorno, Simone. Come stai? Si lavora, come sempre, per la nuova stagione. Che novità ci sono? Quest'anno è tanta carne al fuoco. CS3, CS4, CS50. E poi abbiamo anche una nuova chicca. Sì? C400X, nuovo scooter mid-size. Molto interessante da provare, da provare. Infatti stiamo proprio chiamando per invitarti a fare un bel test drive. Ok. Va bene, va bene, ma già ce l'hai targato e assicurato? In settimana ho tutto e ci organizziamo, così ti dai un bel feedback su questo nuovo mezzo TRV. Va bene, okay. Allora passo in settimana, ciao, così vengo a vederlo, dai. Vai. Grazie, ciao Fede, ciao, ciao. Dopo la prova su strada mi sento assolutamente di consigliare l'Interphone Tour. Infatti mi è piaciuto molto la facilità e la comodità nell'utilizzare il dispositivo, soprattutto con i guanti. E l'assenza del menu lo rende davvero facile e senza troppi fronzoli. La qualità dell'audio è ottima, soprattutto se non si superano i 130-140 km/h. È ovvio che però la qualità percepita appunto dell'audio dipende anche da che tipo di casco utilizziamo. Rendiamoci conto che se utilizziamo un premium helmet sicuramente la qualità dell'audio è superiore, e se invece utilizziamo un casco un po' più da battaglia, purtroppo il dispositivo non riesce a fare i miracoli. Quindi è consigliabile utilizzare il dispositivo soprattutto su un casco ben insonorizzato, a maggior ragione se facciamo dei lunghi viaggi o se pretendiamo una qualità dell'audio elevata. Una cosa che mi è piaciuta molto anche di questo interfono è il Genius Peering. Vi lascio un link che uscirà adesso in sovraimpressione, quindi un video consigliato, per farvi vedere come funziona. Ma comunque, in soldoni, è esattamente un abbinamento tra più dispositivi, fino a 4, che prevede appunto l'abbinamento automatico, quindi senza stare lì a smanettare con i tasti. Il prezzo è probabilmente l'unica nota dolente di questo prodotto, che però, essendo di una qualità alta, è giusto anche che si paghi appunto la qualità, è di poco più di 400 euro per la versione doppia e poco più di 250 euro per la versione singola. Comunque io vi lascio in descrizione il link dove potete acquistarlo tramite motonid.it. La recensione, ragazzi, si conclude qui, spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciatemi un like, o se avete anche delle domande o delle richieste particolari potete inviarmi una mail o lasciare un commento qui su YouTube. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima review. Ciao!